Matteo Ciofani, pochi giorni a questo derby in famiglia, è inutile nascondere che per te è una gara particolare. Sì, è una gara particolare anche perché abbiamo solo due precedenti che risalgono a 8-9 anni fa e poi abbiamo sempre giocato insieme, quindi sarà una partita speciale. Come è andata in quei precedenti? Dove eravate? Io ero ad Ascoli, lui a Gubbio, in entrambi i casi ho vinto io, lui ha però segnato una partita di quelle, però diciamo che è stato emozionante quella volta. Ma vi siete sentiti negli ultimi giorni? Sì, ci siamo sentiti, però siamo molto professionali, quindi non abbiamo parlato veramente di niente, solo dei biglietti da dividerci, tutto qua. Senti, in famiglia come si sta vivendo, non so, con i tuoi, questa attesa, questo scontro, questa guerra, tra virgolette, civile, sportiva? No, assoluta tranquillità, verrà qualcuno a vederci, ad esempio mamma non se la sente più, quindi di vedere le nostre partite, figurati se giochiamo contro, però tutto nella norma, insomma. L'ultima domanda su Daniel, come si ferma? Come si ferma? Abbiamo dei difensori abbastanza esperti, quindi vabbè, è un attaccante grosso fisicamente, lo conosciamo un po' tutti. Ci penserà Scognamiglio, Drudi, Bettella, Campagnaro, se la vedranno loro. Senti, è una partita che arriva dopo la sosta che è arrivata in un momento molto positivo per la squadra. Può essere controproducente essersi fermati in un momento così buono? Ma la sosta è sempre un punto interrogativo, però è servito anche per recuperare un po' le energie, recuperare qualche infortunato, speriamo. Che abbiamo lavorato abbastanza bene e aspettiamo anche gli ultimi che arrivano dalle nazionali per poter preparare al meglio questa partita. Senti, l'ultima, cos'è cambiato in queste 2-3 settimane? È arrivata questa striscia positiva dopo quel confronto post-Spezia, ecco, cos'è cambiato? Beh, sicuramente penso sia scoccata dentro di noi una scintilla, perché comunque non potevamo essere così altalenanti. E abbiamo cercato tutti di dare qualcosa in più, fare anche qualche parola di meno e cercare comunque di dare qualcosa in più in campo, e poi i risultati ovviamente e le belle prestazioni sono arrivate e quelle ti aiutano a lavorare meglio. Ho letto anch'io le belle parole che ha speso per noi il direttore, ha fatto una disamina abbastanza corretta, diciamo di sì. Io sono un po' più razionale, però siamo entrambi esseri umani, quindi ci emozioneremo entrambi.